Allora, oggi Sara e Melli sono qua perché hanno fatto una gara, il nazionale del CSI, lunedì 3 giugno. E allora tutte sul canale stanno chiedendo com'è andata questa gara e noi glielo raccontiamo. Ok, allora, chi è che ha fatto gara prima? Da dove siete partite? Da quale attrezzo? Volteggio. Primo attrezzo di tutti, volteggio. Ok, e che salti avete fatto a volteggio? Ditelo. Capriola? Solo capriola, due volte? Anche tu? Se veniva bene la capriola, facevo la verticale. Se veniva male la capriola, facevo la capriola. Ok, e cosa, come vi è venuta? Bene. A me la prima mi è venuta così così, avevo le gambe aperte. E la seconda, ci ha preso il braccio perché era bellissimo. Ok, quindi vi abbracciate perché era molto bella. E quindi tu hai fatto due capriole. Ok, tu Melli invece hai fatto capriola e verticale perché era venuta bene la prima capriola, giusto? Ok. Sei arrivata a volteggio? Seconda. Su quante atlete erano? 90 circa? Sì, però più o meno in totale erano 90. Comunque Melissa è arrivata seconda a volteggio e Sara è arrivata quinta, giusto? Ok, poi dopo volteggio che attrezzo avete fatto? Corpo libero. Com'è andato questo corpo libero? Tutto bene. E com'è andato questo corpo libero? Come siete arrivate? Ok, Melli quarta e Sara seconda corpo libero. Ok, poi dopo corpo libero. Trave, com'è andata Melli, visto che fai quella faccia? Malissimo, perché cos'è successo? Ok, perché spieghiamo come funziona. Se una bimba mette il piedino sulla trave, vero? Poi lo toglie. E poi lo rimette per salire, è considerata come una caduta, vero? Anche se non è caduta veramente. E quindi alla Melli hanno considerato due cadute. E quindi a Trave non siamo arrivate bene, vero? Mi hanno chiamato. Non ti hanno chiamato. Ok, invece Sara com'è andata a Trave? Sei caduta? Ok, No, ho solo dondolato dal pennello. vabbè, ti sei sbilanciata un po', si dice. Ok.
sei arrivata a podio? Sei arrivata no, a Traven? No. Dodicesima, niente. Trave, nessun podio. Dopo Trave? Spiaggia. No, però vabbè, hanno fatto i podi, giusto? E c'era anche il podio generale, del concorso generale, che non è di ogni attrezzo, ma è proprio di tutti gli attrezzi messi insieme, la somma di tutti gli attrezzi. E quindi? Come si... Sara è arrivata seconda. Sara è arrivata seconda su circa 90 bimbe del nazionale del CSI. Contente di questa gara? Sì. Sì, molto bene. Anche la... Il colore di farla così mi liberavo e così potevo in palestra potevo rifare tutte le altre cose, le rovesciate. Perché prima della gara si prova tantissime volte sempre gli stessi elementi, vero, della gara, per essere sicuri di farli bene. E quindi ora siete contente che potete tornare a fare tutte le cose diverse? E state già preparando un sacco di cose nuove? Sì. Oh, però questo non lo diciamo. Lo svegliamo in un altro video, ok? Salutiamo?